Stiamo parlando di matematica e gioco d'azzardo. C'è un matematico che sta cercando di mettere in crisi le false credenze e le illusioni di vincita facile legate al gioco d'azzardo. Spiegare cos'è la ludopatia in modo divertente ed innovativo attraverso la matematica, questo è l'obiettivo delle 5 conferenze talk dedicate a circa un migliaio di studenti delle scuole superiori aretine. Un progetto organizzato dal CERT di Arezzo e dal Dipartimento Dipendenze dell'ASLA Toscana Sud-Est per smontare in un'ora e mezzo le più diffuse credenze sul gioco d'azzardo attraverso simulazioni e video. Il gioco d'azzardo è un qualcosa che dà l'illusione di potersi sistemare per la vita, se è possibile poi raggiungere la vincita. Il problema è che gli adolescenti sono ancora di più attratti da questo pensiero magico e quindi questa mattina stiamo cercando proprio di mettere in crisi questi errori cognitivi, queste distorsioni che portano soprattutto gli adolescenti a entrare in contatto con i giochi, che sono i giochi leciti che possiamo incontrare nei bar piuttosto che al tabacchi. Si tratta purtroppo di un fenomeno, quello relativo al gioco d'azzardo, che interessa anche le fasce più giovani d'età. Dall'ultimo studio Edit dell'Agenzia Regionale della Sanità è infatti emerso che il 7% degli studenti toscani tra i 14 e i 19 anni hanno già sviluppato un comportamento problematico. Più del 40% gioca durante l'anno e circa il 10% sviluppa una vera e propria dipendenza da gioco, quindi anche i nostri ragazzi sono a rischio di sviluppare un problema con il gioco d'azzardo.